Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. Depositato al Tribunale dell'Aquila il primo ricorso per un richiedente asilo contro il diniego di protezione umanitaria. I dettagli nel servizio di Daniela Braccani. È stato depositato al Tribunale dell'Aquila dall'avvocata Simona Giannangeli il primo ricorso per un rifugiato richiedente asilo contro il diniego di protezione umanitaria. Il 30 settembre 2015, infatti, con una modifica legislativa, è stata ampliata la competenza dei tribunali affinché possano ricevere ricorsi contro i dinieghi di protezione umanitaria per i richiedenti asilo. Ricorsi che prima della modifica potevano essere presentati solo in alcuni tribunali d'Italia. Il primo ricorso è stato presentato dalla legale aquilana nell'ambito del progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR, del quale il Comune dell'Aquila è titolare e il Comitato Territoriale Arci L'Aquila è realizzatore. All'Aquila abbiamo depositato questo primo ricorso per un richiedente asilo nell'ambito del progetto cosiddetto SPRAR, che è un progetto nazionale che predispone un sistema di accoglienza integrato proprio per i richiedenti asilo e per tutti coloro che sono in attesa o dell'esito dell'audizione presso la Commissione Territoriale o che sono in attesa, come in questo caso, dell'esito del ricorso depositato. Quindi significativo è il punto relativo al fatto che una competenza territoriale più ampliata restituirà sicuramente una maggiore fruibilità dei diritti di questi soggetti che sono in attesa di protezione. Attualmente il numero di richiedenti asilo solo in Italia è di oltre 20.000 persone, per non parlare del resto dei paesi d'Europa, un'emergenza soprattutto nordafricana. La provenienza dei rifugiati infatti è diversa, si va dalla Libia alla Somalia, Ghana, Eritrea, Etiopia, Mali, Senegal, Afghanistan, Egitto e Pakistan. All'Aquila sono circa 20 ragazzi che hanno trovato accoglienza, ma non sempre protezione umanitaria, come per il caso oggetto del ricorso. Una modifica, quella alla normativa sui rifugiati, che senza dubbio agevola i tribunali, ha spiegato la Giannangeli, e che apre nuove aspettative. Ma le aspettative rispetto a questo primo ricorso, chiaramente, come lo saranno sempre rispetto a tutti gli altri ricorsi, è che ci sia un'attenta valutazione da parte del giudicante rispetto alla materia che viene sottoposta e che ci possano essere quanti più accoglimenti delle richieste in questo senso. Quindi l'auspicio è che laddove ci sia diritto, questo diritto venga riconosciuto. In Consiglio regionale fermo il disegno di legge che riguarda la riduzione degli stipendi dei consiglieri, è fermo e resterà nei cassetti, così dice il consigliere Lucrezio Paolini, che è anche il vicepresidente del Consiglio regionale. Servizio di Filippo Tronca. Il disegno di legge regionale sulla riduzione dei compensi dei consiglieri regionali è destinato a rimanere il cassetto per molto tempo. La riforma costituzionale appena approvata in seconda lettura al Senato infatti contiene un articolo che prevede che i compensi dei consiglieri regionali non possono superare l'importo di quello attribuito ai sindaci dei comuni capoluogo di regione. Un bel dimezzamento, insomma, a conti fatti. Tanto basta ai componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale abruzzese, che a luglio ha assunto il compito di costituirsi in gruppo di studio proprio per mettere a punto l'epocale e doloroso provvedimento, ad affrettarsi a dire che allora è inutile una legge regionale, visto che ci penserà il governo a normare sulla stessa materia. In precedenza io avevo come dire, personalmente rimandato a quello che era il lavoro che stava ponendo in essere l'ufficio di presidenza, ma nelle more di questo lavoro mi pare che sia intervenuto il governo centrale che all'interno della legge che va a rivedere le norme sull'elezione del Senato ha diciamo, già approvato delle norme che vanno decisamente a modificare il quadro. Credo che sia opportuno che il nostro Presidente ne parli nella conferenza Stato-Regioni proprio in ragione di questo intervenuto nuovo quadro normativo. Eppure a luglio, proprio con la promessa di elaborare in tempi stretti un nuovo testo condiviso da tutti, fu rispedita in Commissione la proposta di legge del Movimento 5 Stelle che prevedeva di tagliare le indennità dei consiglieri da 11.100 a 5.000 euro e quella degli assessori da 13.800 euro a 6.500. E ancora tagli ai rimborsi spese, abrogazione del trattamento di fine mandato, riduzione dei vitalizi con percentuali maggiori in caso di cumulo di vitalizi diversi, lo spostamento da 60 a 67 anni per la fruizione del vitalizio per i consiglieri che ne abbiano già maturato il diritto.
tutto congelato, in attesa di una riforma costituzionale che però avrà un iter lungo e accidentato. Servirà anche un referendum confermativo al netto delle tante resistenze in Parlamento proprio sulla riduzione delle indennità, ma su certi temi il Consiglio regionale non sembra avere nessuna fretta. Presentato questa mattina dal sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Mario Mazzocca il nuovo sistema di allerta per la protezione dei sottopassi in caso di allagamento. Paolo Renzetti. Mazzocca, oggi presentate un importante progetto, il controllo dei sottopassi in caso di allagamento per un pronto intervento. Sì, un sistema di allertamento appunto dei sottopassi in caso di alluvione degli stessi. Come ben sappiamo in Italia e purtroppo anche in Abruzzo, toccandoci da vicino come regione, non abbiamo avuto degli eventi tragici, le vittime, e quindi abbiamo ritenuto come protezione civile giusto, opportuno e fra l'altro doveroso intervenire su un tema che entra proprio nei gangli della prevenzione più che della protezione civile. Riteniamo che aver operato in questa direzione grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dalla Comunità Europea con l'IPA Adriatic, intervenire per ora con un progetto pilota su 5 sottopassi di altrettante città costiere che sono Pescara, Francavilla, Montesilvano, Giulianova e Tortoreto Lido. Questi sistemi si stanno sostanzialmente installando in questi giorni, quello di Giulianova è già stato ultimato, adesso si sta procedendo a quello di Montesilvano e la nostra intenzione è quella di proseguire con un ulteriore progetto, magari con la misura Horizon 2020, affinché tutte le città costiere possano essere dotate almeno di un sottopasso con questo sistema di allertamento e affinché le stesse amministrazioni comunali possano, attraverso i loro sistemi di protezione civile, integrare questo tipo di segnalazione intelligente, telematicamente autonoma da ogni intervento umano, con le altre iniziative che loro devono svolgere sul proprio territorio comunale. Un anno fa morivano in un incidente stradale due fratelli di Miglianico, Pierpaolo e Valentina Timperio. Ad un anno di distanza da quel giorno arriva la notizia di una causa intentata dalla famiglia contro la provincia di Chieti per l'inadeguatezza strutturale del ponte dal quale volò giù la loro macchina. Il servizio di Francesca Romana Testi. Katia Paravia cita in causa la provincia di Chieti, accusata di non aver protetto il ponte da cui i suoi due figli, Valentina e Pierpaolo, sono precipitati in auto lo scorso 26 ottobre sulla strada provinciale 33 in prossimità di Miglianico. Valentina e Pierpaolo tornavano dal lavoro da Chieti Scalo verso casa, io li attendevo e purtroppo Valentina era alla guida della 500 e su quel maledetto ponte è accaduto cosa, non so, però non sono più tornati a casa. Io non ho mai creduto a tutto quello che hanno detto, sia sulla velocità e sia sul colpo di sonno. Conoscevo molto bene i miei figli. L'esame delle condizioni stradali ha evidenziato la grande inadeguatezza sia della balaustra del ponte, sia degli elementi di raccordo, carenze determinate dal mancato rispetto della normativa e da un'esecuzione non conforme alla regola dell'arte da parte del gestore della strada. Sono le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, l'ingegner Gianfranco Di Giovanni, incaricato dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Chieti nel procedimento penale a carico di ignoti per la morte dei fratelli Pierpaolo e Valentina Timperio. Quel ponte non aveva nessun guardrail, io mi sono appunto rivolta a questo pool di esperti per chiedere, gridare giustizia nei confronti di Pierpaolo e Valentina. E restiamo ancora in tema di sicurezza delle strade. La Regione in questo senso è pronta a stanziare 400.000 euro dei 600.000 necessari per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza per quanto riguarda le criticità relative agli allagamenti della strada statale 650 Trignina.
Manca solo la ratifica che arriverà nella riunione di giunta regionale la prossima settimana per lo stanziamento di 400.000 euro per la realizzazione delle opere necessarie per superare le criticità relative agli allagamenti cui è sempre più spesso esposta la strada statale 650 Trignina in prossimità dello svincolo di Lentella in provincia di Chieti. L'annuncio è arrivato nel corso della riunione del tavolo tecnico al quale hanno preso parte tra gli altri gli assessori Silvio Paolucci e Donato Di Matteo, il consigliere regionale delegato Camillo D'Alessandro, il vicepresidente della provincia di Chieti Antonio Tamburrino, il sindaco di Lentella Carlo Moro e il viceprefetto di Chieti Domenica Calabrese. Per realizzare i lavori occorre una cifra complessiva vicina ai 600.000 euro. Risorse che l'ANAS si è già impegnata a garantire almeno per la metà, ma è probabile che riesca ad arrivare alla copertura totale. Il presidente della regione D'Alfonso ha indicato questo intervento come prioritario al fine di impedire per il futuro gravi disagi alla circolazione veicolare ed alle attività produttive di quella zona. Il passaggio successivo, ha proseguito il presidente, dovrà essere quello di stipulare una convenzione tra regione, ANAS e comune di Lentella, nella quale saranno individuati ripartizione delle risorse e soggetto attuatore dell'opera. Dettagli che potrebbero essere definiti già nel prossimo incontro, programmato per inizio novembre, in cui si verificherà anche la tempistica per indire la gara d'appalto. E adesso torniamo all'Aquila, dove è prossima la scrittura della parola fine sulla vicenda dei precari al comune dell'Aquila. Infatti sarà il responsabile dell'avvocatura del comune aquilano, l'avvocato Domenico De Nardis, a firmare la proroga dei contratti. Daniela Braccani. Sembra che a firmare il rinnovo dei contratti sarà il responsabile dell'avvocatura del comune dell'Aquila, l'avvocato Domenico De Nardis, nel frattempo non più segretario generale ad interim, dopo la sospensione di Carlo Pirozzolo, coinvolto nell'inchiesta giudiziaria della Procura della Repubblica dell'Aquila. La figura, secondo i sindacati, sarebbe stata individuata dalla Giunta e in particolare dal sindaco Massimo Cialente. Nei giorni scorsi la svolta è stata preceduta dal no della sezione di controllo della Corte dei Conti, in funzione consultiva, a fornire un parere sulla legittimità o meno della scelta del Comune. Un gran rifiuto che però tra le righe conteneva elementi che sono stati ritenuti incoraggianti, soprattutto sulla sussistenza della possibilità di deroga concessa dalle norme in virtù delle conseguenze ancora pesanti del sisma del 6 aprile 2009. I precari senza lavoro occupavano settori chiave dell'amministrazione comunale, come ricostruzione pubblica e privata, sociale, cultura, lavori pubblici, oltre a 15 maestre degli asili nido comunali rimasti chiusi e la loro fuoriuscita sta provocando disservizi a non finire negli uffici. In caso di conclusione positiva della conciliazione, seguirebbero l'appuntamento alla direzione provinciale del lavoro, da fissare per lunedì o martedì, per rendere ufficiale ed esecutiva la prosecuzione di quei contratti. E così sarebbe cosa fatta il rinnovo fino al 31 dicembre, spendendo un budget residuo di 400.000 euro autorizzati per il personale, in attesa di trovare altri 2 milioni di euro all'anno a fronte dei 2,5 richiesti e nuove certezze normative nella legge di stabilità. Sindacati abruzzesi uniti per manifestare domani assieme a tutta l'Italia per i problemi della scuola. A Pescara si terrà una manifestazione all'Istituto Alberghiero De Cecco, che ricorderete è stato al centro delle polemiche e delle manifestazioni per il ventilato spostamento dell'istituto a Cepagatti. Andiamo a vedere insieme il servizio. Noi la svolgiamo all'Alberghiero, ovviamente al centro del tema è la legge 107, la cosiddetta legge sulla buona scuola. Questa manifestazione arriva al termine di una serie di assemblee tenute nei luoghi di lavoro, in cui è emerso, confrontandoci con i lavoratori dopo l'approvazione avvenuta nell'estate, forti punti di criticità e, così come abbiamo riportato simbolicamente nel manifesto, una riforma non voluta, bocciata. Una riforma che è arrivata al termine di un percorso che giudichiamo assolutamente antidemocratico, partita con un'ampia consultazione e terminata invece con un voto di fiducia, fatta dopo una serie di manifestazioni, scioperi, che hanno visto una grandissima partecipazione da parte non soltanto del personale della scuola, ma anche di genitori e studenti. L'unità dei sindacati dimostra che fra di noi c'è una grande unione sulle tematiche critiche verso la legge. Adesso sarebbe complesso dire
tutte le criticità, ma sicuramente il mondo della scuola avrebbe avuto bisogno di essere ascoltato su alcune questioni. Noi non avevamo mai detto che bisognava buttare a mare tutto l'impianto della legge, ma bisognava rimettere mano ad alcuni aspetti, quelli molto critici, e che secondo me non soddisfano il mondo della scuola, cioè la scuola reale. Ci sono dei profili di illegittimità della legge e i sindacati nazionali porteranno avanti quindi delle vertenze unitarie su questi profili di illegittimità della 107. Poi ci sono i profili interni al funzionamento della scuola che abbiamo dibattuto con gli insegnanti e anche con gli studenti e che per alcuni versi possono anche essere migliorati. E poi ci sono i profili della contrattazione di scuola che è stata fortemente attaccata e fortemente indebolita dalla legge 107 ed è il pezzo sul quale noi dobbiamo continuare ad essere uniti, compatti e a combattere per cambiarli questi aspetti. Restiamo sempre in tema di scuola perché cambia il sistema dei voucher per il rimborso delle spese per l'alta formazione. Vediamo. Voucher rivolti a giovani under 35 per rimborsare loro le spese di iscrizione e frequenza a corsi di laurea, di specializzazione, master o dottorati di ricerca, già sostenute oppure da sostenere. La Regione mette a disposizione degli studenti 2 milioni e 850 mila euro, con cui si conta di aiutare almeno 1000 giovani abruzzesi che vogliono investire sulla formazione. L'intervento si rivolge a nuclei familiari con reddito fino a 25 mila euro e vale per la frequenza di corsi in Italia e all'estero. Il voucher ha un'entità massima variabile da 3.000 a 8.000 euro e la domanda va presentata solo online e verranno attribuiti 10 punti in più ai giovani con invalidità pari o superiore al 66%. Questo è un grande cambiamento perché, ripeto, per 10 anni i voucher si sono finanziati a rimborso, da quest'anno si finanzieranno invece proprio a iscrizione e questo sarà un cambiamento che sarà poi anche dell'anno prossimo. Quindi io dico a tutti quanti, quelli che hanno sempre, come dire, che sanno, diciamo che rimborsavamo l'anno precedente, questo lo faremo solo per quest'anno. Dall'anno prossimo e da quest'anno stesso apriremo all'anno che verrà, quindi in questo caso al 2016-2017. Cambiamo argomento adesso. Il giubileo indetto da Papa Francesco può e deve rappresentare una grande occasione a livello turistico per l'Abruzzo, a dirlo è la CNA che auspica una sinergia a più livelli e la creazione di app e card per i turisti che sceglieranno di visitare la nostra regione. Vediamo. Noi riteniamo che la regione debba istituire un'app in modo tale che tutti i pellegrini che arrivano a Roma, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, riescano a capire immediatamente la posizione strategica dell'Abruzzo, dei 22 siti religiosi, dei 3 santuari che abbiamo qui, che sono importanti, che si trovano all'interno del quadrilatero della misericordia delle 4 regioni Lazio, Umbria, Marche e Puglia, e capire poi quale tipo di tour esperienziale possa essere effettuato. Noi faremo la nostra parte, siamo d'accordo nell'istituzione del comitato scientifico, ma deve essere un comitato tecnico scientifico dove ci siano istituzioni pubbliche e private e ognuno faccia la propria parte. Noi faremo la nostra parte con le nostre imprese, ma io faccio un esempio. Noi abbiamo veramente tanti percorsi, tante bellezze, anche delle informazioni che su internet sono ben fatte, ma un turista che viene dal Sud America, sbarca a Fiumicino, come fa a conoscerle? Se la regione non istituisce per esempio un'app con il wifi, appunto perché la regione Abruzzo strategicamente è importante, non permette di collegare automaticamente queste persone appena arrivano nell'aeroporto, nella stazione ferroviaria? Ed ora la pagina degli eventi. Continuano gli appuntamenti della 20ª edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo a Teramo. Domani alle 18 si terrà la premiazione del concorso Le emozioni fotografiche. Elisa Leuzzo. Importante appuntamento previsto per sabato all'interno del 20º Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica. Sì, c'è un aspetto importante che sono le emozioni fotografiche, curata da Frederic Vienne, che è il nostro fotografo che fa parte di Teramo Nostra. E quindi questo premio quest'anno l'abbiamo intitolato a Lucio De Marcellis, perché Lucio è stato uno dei collaboratori anche dell'associazione, ma è stato un docente del nostro liceo artistico.
è stato uno dei promotori delle piste ciclabili, si è battuto sempre per fare le piste ciclabili, è una grande figura di intellettuale che ha onorato la nostra provincia. Prossimo appuntamento è giovedì alla Pinacoteca Civica in Viale Bovi alle 17.30, ci sarà la consegna dei cataloghi della mostra di Giovanni Melarangelo, dei disegni, un bellissimo catalogo con interventi musicali di un violoncello e di un violino, intervento critico di Nerio Rosa, e quindi andiamo avanti con le varie iniziative. Chiuderemo l'8 novembre con il concerto alla nostra casa di riposo. Importanti numeri quest'anno ha registrato il premio? Sì, il premio tantissimi, è stato veramente super seguito, purtroppo dobbiamo dire che è la nota negativa che non abbiamo ancora oggi nessun. L'unico finanziamento è stato di 1000 euro della nostra provincia. Noi vorremmo che questo premio, che è andato anche in onda sul TG nazionale, sul TG2, vediamo che la parte, diciamo, politica, anche a livello locale, danno finanziamenti o si fanno parte attive di far avere i finanziamenti per tante altre manifestazioni. Su questa manifestazione non c'è la giusta attenzione. Domani e domenica torna la 36ª edizione della Festa della Castagna, prodotti tipici, intrattenimento e visita ai castagneti per una 2 giorni immersi nella natura dei Monti della Laga Leofara di Valle Castellana. Il 24 e 25 ottobre torna la 36ª edizione della Festa della Castagna a Leofara di Valle Castellana. Prodotti tipici, intrattenimento e visita ai castagneti per una 2 giorni immersa nella natura dei Monti della Laga. Sì, hai un po' riassunto quello che ci caratterizza, no? Un po'. Il programma prevede sia il sabato che la domenica l'apertura degli stand gastronomici, diciamo negli orari classici. Le visite ai castagneti in orari anche quelli prefissati, quindi la mattina e nel primo pomeriggio, ce ne saranno più di uno. Tra l'altro siamo coordinati dall'associazione Ager, che attraverso degli accompagnatori accompagneranno le persone all'interno dei boschi. Ci sarà anche l'opportunità, quest'anno credo di sì, visto che la produzione c'è stata, magari di raccogliere anche qualche castagna. E le visite ai castagneti come ogni anno sono sempre più partecipate? Allora sì, riteniamo che la Festa della Castagna di Leofara sia un'esperienza multisensoriale dove la fa da padrona il gusto con i piatti tipici e i prodotti locali, ma tanta gente viene richiamata anche dal fascino dei luoghi e dall'autunno. Proprio per questo motivo sono previste delle visite guidate nei castagneti, la prima sabato pomeriggio a partire dalle ore 15 e domenica la mattina a partire dalle ore 10 e poi il pomeriggio alle ore 15. Saremo a disposizione dei turisti e dei visitatori per svolgere questo avvicinamento al bosco, entrare nello stesso e conoscere questa importantissima risorsa del nostro territorio che da secoli caratterizza non solo l'economia, l'identità delle genti dei Monti della Laga. Un'altra notizia che riguarda invece l'Expo: domenica 25 alle 17 si terrà il gran finale dell'Abruzzo all'Esposizione Universale di Milano. La chiusura è stata affidata all'artista abruzzese di Sulmona Gabriele Cirilli, che come molti di voi sapranno attualmente è impegnato in uno show su Rai 1 condotto da Carlo Conti, Tale e Quale. Andiamo avanti con la pagina sportiva. Scende in campo questa sera alle 19 il Pescara all'Adriatico Cornacchia, che nell'anticipo della nona giornata deve vedersela con la Pro Vercelli. Oddo deve fare a meno di alcuni elementi, ma si aspetta conferme dopo la vittoria roboante di Trapani. È una partita difficile per tanti motivi, perché la storia delle partite contro questo allenatore ci insegna che ha sempre messo in difficoltà il Pescara, perché è un allenatore molto bravo, che fa della concretezza l'arma più importante delle sue squadre. Affronteremo una squadra, secondo me, solida, che verrà qui per cercare di portare via punti e che credo che avrà un atteggiamento di difesa e sfruttare le ripartenze.
credo che questo un po' sia il modo di approcciare questa gara. Quindi per noi sarà una partita difficile perché sappiamo che quando troviamo questo tipo di squadre bisogna avere molta pazienza, bisogna giocare bene, bisogna creare, e poi se abbiamo la fortuna di sbloccare il risultato magari la partita diventa diversa da quella che magari ci si aspetta. I margini tra una squadra e l'altra sono veramente minimi, conta tantissimo magari l'organizzazione che ogni singola squadra ha, più che la forza effettiva che questa abbia, e quindi andiamo a trovare una squadra che ha un allenatore che è molto organizzato. Non dobbiamo stare tanto a guardare l'avversario a breve termine, in questo caso ci dobbiamo porre un obiettivo che è quello di ingranare e di continuare sulla nostra strada, tenendo conto che per noi domani c'è solo un risultato, che è la vittoria. Abbiamo una rosa altamente competitiva, il posto non è assicurato per nessuno e il posto bisogna guadagnarselo, tutto qua. Io guardo molto gli allenamenti, guardo le prestazioni, cerco di guardare tutto e domenica dopo domenica, partita dopo partita, ognuno si deve guadagnare e sudare il posto. Io domani non mi farò condizionare la partita di lunedì assolutamente, ma manderò in campo la formazione, la squadra che mi dà più garanzie e che è più adatta a incontrare questo tipo di partita. Poi penseremo a Novara. Dunque queste le parole di Oddo nella conferenza stampa di ieri alla vigilia della partita. Adesso andiamo in casa della Provercelli. Qualche dubbio per Foscarini, che dovrà fare a meno di Rossi, Castiglia e Germano. Ascoltiamo proprio le parole di Foscarini. Andiamo a affrontare squadre importanti, perché il Pescara fra l'altro anche in ottima condizione, in una buona condizione, una delle squadre più in forma. Credo che abbia un attacco micidiale, ha dei giocatori che non ti danno del riferimento, Caprari, La Padula, Cocco, ha un attacco micidiale, molto, molto, stanno molto bene. Però ecco, mi piace che la mia squadra vada a affrontare, si giochi la partita. Ecco, come l'ho visto con lo spirito giusto in casa, questo spirito dobbiamo riprodurlo anche fuori casa. Cosa per dire che questa è stata una caratteristica degli anni passati, di essere meno forte, meno tenace fuori casa. Ecco, io vorrei riportare questo spirito che abbiamo in casa e riportarlo anche fuori casa, perché tu non sai mai dove vai a prenderti i punti, e quindi su questo stiamo lavorando, e per me è un test sul piano psicologico importante domani, capire un attimino la squadra se recepisce questo. Mi piace una squadra che si vada a giocare qualcosa di importante anche fuori casa. Restiamo ancora in Serie B, adesso ci occupiamo della Virtus Lanciano, che ha l'obiettivo nella prossima giornata di campionato di sfatare il tabù trasferta. Virtus di scena a Brescia domani, in dubbio Bacinovic e Aquilanti, che potrebbero però al massimo andare in panchina. Sentiamo l'allenatore della Virtus d'Aversa. No, non sono preoccupato, mi auguro solo che cerchiamo di riportare l'atteggiamento che abbiamo avuto in queste ultime partite, a prescindere dal risultato, perché penso che sotto l'aspetto dell'atteggiamento non c'ho proprio da dirgli niente a questi ragazzi. È chiaro, migliorare l'estrazione lì dove magari in alcune scelte, anche nel passaggio più semplice, di essere un po' più concreti e più decisi e più cattivi in qualsiasi cosa facciamo, dal passaggio, un fallo laterale, a qualsiasi cosa, iniziare magari a migliorare sotto quell'aspetto, perché sì, è vero che non abbiamo fatto tantissimi gol, ma è anche vero che spesso e volentieri ci precludiamo la possibilità di fare uno sviluppo, di crearsi una situazione importante, appunto per questi o errori di scelta o errori tecnici di ultimo passaggio o quant'altro. Quindi cerchiamo di migliorare su questo aspetto, e poi bisogna andarci alla ricerca del gol, ma questo è un discorso generico e non solo per gli attaccanti. Abbiamo sempre dimostrato di giocare le partite a prescindere per far risultato, e spesso e volentieri ci siamo riusciti, cioè meno volte ci siamo riusciti, altre volte ci siamo riusciti, però la cosa importante è l'atteggiamento. E io penso che il risultato poi venga a seconda della voglia di riportare a casa un risultato, quindi a maggior ragione è importante l'atteggiamento. Le partite sono tutte importanti, è chiaro che andiamo a giocare contro il Brescia, che inizialmente è una squadra che comunque è partita con lo stesso obiettivo, che sta facendo molto bene, e
sarà una partita dura, giocano bene, è una squadra che ha fatto 13 gol. 5 risultati positivi? Sì, sì, neanche subiti diversi, è una squadra che gioca molto bene, hanno un giocatore di qualità e dobbiamo essere bravi a cercare di contenerli e cercare di fare il nostro sviluppo di gioco. Scendiamo adesso in Lega Pro e ci occupiamo del Teramo che domani al Bonolis riceve la visita del Prato. L'obiettivo è riscattare ovviamente il KO duro di Macerata, d'obbligo dunque i tre punti. Ascoltiamo l'allenatore Vivarini. Secondo me crescere tantissimo, dobbiamo trovare un equilibrio maggiore di quello che abbiamo in questo momento. Abbiamo provato a qualche giocata diversa e si sta lavorando per cercare di avere una squadra ben equilibrata in campo, razionale e nello stesso tempo che sia efficace in fase offensiva. Ma ci abbiamo sicuramente Palma, che è proprio un sostituto di Amaddio, che è un ragazzo molto giovane ma molto interessante. C'ha delle belle geometrie, è un ragazzo molto concentrato a livello di attenzione in campo e anche una buona qualità tecnica. Poi c'è Di Paolo Antonio, che può sicuramente rivestire bene anche quel ruolo. Adesso stiamo avendo un problema in trasferta, cioè questo, i risultati non è che io non credo nella sfortuna, non credo nel fato, e sicuramente lì pecchiamo su alcuni aspetti, soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché la preparazione alla partita non è stata quella che ci aspettavamo. Quindi penso che sicuramente la squadra si è resa molto conto di questo fatto qua. Il Prato è una buona squadra, un 4-3-1-2, anche se poi contro di noi hanno sempre cambiato disposizione le squadre avversarie. Però c'ha due ottimi attaccanti, Gomez e Capello, che sono... Capello è molto giovane ma molto molto interessante come giocatore. E quindi è da tenere in grande considerazione. C'è Chiricò, che conosciamo bene, che stava a Lanciano, insomma un giocatore molto molto pericoloso, però dipende da noi se riusciamo a esprimere quella prestazione, se andiamo in campo con quel piglio, con quell'attenzione, insomma abbiamo grandi possibilità di fare risultati. E adesso ci occupiamo dell'Aquila Calcio, dopo essere tornata a muovere la classifica con il pareggio casalingo in casa, scusate, del Tutto Cuoio. Ora l'Aquila cerca una vittoria che manca dalla seconda giornata. Domenica alle 15 al Fattori l'11 di Carlo Perrone riceverà la Carrarese, squadra nella quale milita l'ex centravanti rossoblu Saveriano Infantino, il servizio di Gianmarco Menga. L'Aquila si prepara alla sfida interna contro la Carrarese con l'obiettivo di dare un senso al pareggio rimediato lo scorso weekend contro il Tutto Cuoio. Urge tornare a fare punti in casa e dare una scossa ad una classifica non deficitaria ma sicuramente pericolosa. In settimana sul fronte societario ci sono stati segnali rassicuranti che hanno in parte calmato le acque dopo le scintille tra club e tifoseria delle scorse settimane. Martedì, nel corso della trasmissione Pro L'Aquila, il presidente Corrado Chiodi ha reso noto l'ingresso di tre nuovi sponsor che daranno nuova linfa al sodalizio aquilano. In più, l'idea societaria di voler andare avanti con sempre maggior convinzione e la rassicurazione di non avere alcun debito con le banche hanno in parte placato gli animi della tifoseria, che aveva gridato a gran voce ad inizio settimana la vendita della società. Ora la parola torna finalmente al campo. Per la sfida alla Carrarese il tecnico Carlo Perrone dovrà fare a meno ancora una volta del terzino sinistro Simone Piva, fuori per un problema muscolare, mentre dovrebbero essere regolarmente disponibili i difensori Anderson e Maccarrone, al pari di Cosentini, autore di un buon esordio sul campo del Tutto Cuoio. Top secret il modulo di gioco, anche se Perrone potrebbe confermare il 4-4-1-1, 4-2-4 in fase offensiva, visto all'opera proprio contro il Tutto Cuoio.
Nella Carrarese, occhi puntati sull'ex di turno, l'attaccante Saveriano Infantino. Di lui si ricorda soprattutto la testata al piano d'accio di Teramo che valse mezza promozione in prima divisione nell'indimenticabile stagione 2012-2013. È tutto per questa prima edizione del TG6, grazie per averci seguito fino ad ora. Vi ricordo, prima di salutarci, la prossima edizione alle ore 19. Grazie ancora e buona giornata.